It from Bit, i quanti, la materia, l'energia e la coscienza. Giovedì alle 20.30 su Radio Sound. Le nuove conoscenze della fisica e della medicina quantistica con la partecipazione di scienziati, medici e ricercatori. Una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il congresso Acqua e Coscienza, l'interazione che guarisce. Buonasera a tutti, benvenuti all'ultimo appuntamento con It From Bit. Insieme a Rita ovviamente c'è sempre Alberto Negri, presidente di Spazio Tesla. Ciao. E Laura Gruppi. Ciao Laura. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ce la facciamo, eh? Ce la facciamo. È l'ultima puntata prima dello stop estivo. Che è l'ultima puntata. Esatto, esatto. Anche perché questa qui è una puntata pregna. È una puntata importante. Avevamo fatto una promessa di parlare di nuovo di Majorana, ma in modo particolare in questa puntata parleremo della macchina di Majorana e noi abbiamo chiamato e abbiamo voluto accanto a noi un esperto che è Adolfo Bruno. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Per essere qui. Ciao, grazie. Adolfo è ricercatore indipendente, è cultore di scienze fisiche e astronomiche, ha una grande passione per la storia e la fisica di Majorana. Esatto. Ricordiamo tra l'altro che nel Majorana Day, che è stato realizzato da Spazio Tesla nel dicembre dello scorso anno, ha realizzato un bellissimo video dove in maniera molto chiara ci ha spiegato chi è Majorana, ci ha proposto tutte le ipotesi della sua scomparsa, di cui noi avevamo già parlato in una precedente puntata, quindi non sarà argomento di questa puntata, e di tante curiosità. Questa sera invece ci soffermeremo, Adolfo, sulla macchina di Majorana, perché c'è davvero anche lì un grande mistero. Sì, io posso un attimo raccontare come che sono arrivato a sapere della macchina. L'ultima cosa che avevo letto di Majorana, poiché qualunque pubblicazione insomma che esca insomma la leggo per enorme interesse e curiosità, e vediamo quanti. Sì, infatti qua c'è un po' di che non sono tutti, poi eccetera. Diciamo che il 90% di quello che è stato pubblicato sono riuscito a leggerlo negli anni, e l'ultimo libro che avevo letto, ero andato nella libreria dove vado di solito, a Pavia, una libreria universitaria, e avevo letto, comprato e letto velocemente il libro di Ceresini, Borello e Giroffi, La seconda vita di Majorana, che riguarda diciamo la vita in Venezuela, che poi si conclude, loro speravano di poter trovare il cimitero in cui il signor Bini, alias Majorana, era sepolto, ingegner Bini, per poter fare analisi del DNA. Purtroppo c'è stato un incendio, per cui diciamo anche i corpi sepolti in quel cimitero non ci sono più. Quindi si conclude, la prova diciamo conclusiva viene a mancare. 15 giorni dopo un amico mi avvisa che c'è stata una trasmissione della RAI, quella di Giacobbo, Voyager. Ancora sì. Su Voyager. Esatto, in cui hanno parlato ulteriormente di Majorana, ma sarà sul libro di Ceresini. L'indomani la recupero sulla RAI, RAI Play, e vedo un signore che non conoscevo, di una certa età, che racconta qualcosa che sinceramente lì non sono riuscito a capire, perché poi gli parla 7 minuti, però ho visto che c'era un libro. Questo libro qua, mi sono appuntato il titolo, Il segreto di Majorana, e sono andato a cercarlo nella mia solita libreria universitaria e non c'era. Ho detto, ma com'è possibile? Anche loro, insomma, si sono preoccupati, abbiamo tutto di Majorana. Ma aspetta, mi dice il libraio, aspetta un attimo, ma qual è la casa editrice? Ah, ma vai qui dietro l'angolo, è una casa editrice che produce, diciamo, tra l'altro fa anche tesi di laurea, eccetera. Così ho atteso, e insomma ho acquistato il libro, mi hanno detto, ah, lei sicuramente è uno di quelli che ha visto la trasmissione di Voyager, sì sì, e niente, il libro l'ho divorato, perché contiene tutta una serie di cose che diciamo non mi aspettavo assolutamente, e c'è una visione totalmente nuova. Eccolo qua, Il segreto di Majorana. Vedete bene, è un bel tomo. C'è una prefazione a cura del professor Erasmo Recami, che è il biografo ufficiale diciamo di Ettore Majorana. Ecco, io vi do un'indicazione, tra l'altro ho chiamato il professore Cami, con il quale abbiamo veramente instaurato un ottimo rapporto, è in Brasile in questo periodo, gli ho scritto, caro Erasmo, stasera siamo in onda, puoi anche partecipare se vuoi, eventualmente, non lo so, vediamo se riuscirà a
chiamarci. Ma... In ogni caso abbiamo un contributo, abbiamo alcuni contributi video questa sera, tra cui anche quello del professore Erasmo Recami. Sono tutti contributi che abbiamo realizzato durante appunto il Majorana Day organizzato da Spazio Tesla, tra l'altro un evento che ha avuto un grande successo perché Majorana, che è andato nel dimenticatoio per tanti anni. Invece ora diciamo che scaturisce molto interesse e quindi dovunque, poi ci sono ricerche in tutto il mondo sui fermioni di Majorana, per esempio. Sì, esatto. Io direi, visto che questa sera parleremo della macchina di Majorana, perché la macchina di Majorana, Adolfo, può fare delle cose straordinarie. Se ce le vuoi solo accennare, dando poi però a questa trasmissione un taglio ecologico, perché in effetti noi ormai siamo arrivati quasi ad un punto di non ritorno. Il nostro pianeta è malato, come dice Alberto Lori, ha la febbre, e ormai la temperatura si sta alzando proprio di questa febbre tantissimo. La macchina di Majorana potrebbe darci così delle soluzioni. Perché? Sì, allora nel libro vengono descritti quattro livelli di funzionamento di questa macchina. Questa macchina è racchiusa all'interno di un cubo che ha il lato di, credo, poco più di 60 centimetri circa, più o meno, quindi siamo nell'ordine del metro, e la prima caratteristica di questa macchina è che produce fasci di antiparticelle, quindi antimateria, e selettivamente può si può decidere programmandola appositamente, c'è un libretto di istruzioni che credo che abbia più di 100 pagine, che è in mano soltanto a Rolando Pellizza, si può produrre qualsiasi tipo di atomo di antimateria, qualsiasi tipo di antiatomo. Diciamo, nella scala periodica sono 92 gli atomi che si trovano in natura, e c'è la possibilità di produrre altri 92 tipi di antiatomi, cioè con le cariche elettriche invertite. Allora, questa è una cosa notevole, perché noi dobbiamo ricordare che poco dopo il 2000, per la prima volta al CERN, un anello di 30 chilometri, è stata prodotta una manciata di atomi di anti-idrogeno che sono sopravvissuti un millesimo di secondo, perché poi si sono annichiliti nel contatto, nel contatto con gli atomi di idrogeno. Cioè, perché per quanto si possa fare il vuoto più spinto, materia sempre ne rimane, per cui ora il fatto di poter creare non in un anello di 30 chilometri ma in una macchina che ha il lato, un cubo che è minore di un metro, 52 per 52. Un fascio stabile, quindi sicuramente si vanno annichilendo via via che escono al contatto con gli atomi della stessa sostanza, però il fascio è continuo. Quindi questo fascio stabile che produce antiatomi di tutti i tipi, effettivamente, come dice Recami, se l'ha fatta, può averla fatta soltanto un genio. E allora tale genio che l'ha progettata, ma sì, chi può averla fatta se non Majorana? Non conosciamo attualmente, no? Nessun fisico di quella levatura. Ricordiamo tra l'altro, Adolfo, che Majorana faceva parte dei ragazzi di Via Panisperna. All'interno c'era Enrico Fermi, considerato un grande della fisica, ma lui stesso diceva che Majorana era superiore, ed era un genio come Galileo e Newton. Non si sa perché non abbia citato Einstein in quel periodo, ma forse il governo fascista Einstein era ebreo, insomma. Io direi se facciamo vedere, ci fermiamo un attimino, perché a questo punto tu vai pure avanti, e poi intanto do solo qualche indicazione alla regia, ci prepariamo a vedere il video di Alberto Lori. Prego, Alberto. Riagganciandomi a quello che ha detto appunto Adolfo, qua nella prefazione del professor Recami è ben descritta, dice al punto 2 sulla macchina di Rolando Pellizza, che discepolo di Majorana, dice: pur non avendola mai vista in azione, è nata in me l'impressione che essa esista davvero, anche sulla base di dichiarazioni quali quella relata nel 1976
dal professor Clementella, sì, che faceva parte, allora era presidente del CNEN, il CNEN, Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, sostituito poi dall'ENEA dopo il referendum per l'abolizione del... Questo ci fa capire come certo, il professore Cami è merito fisico, io ritengo tra i più eclettici del mondo, del panorama a livello mondiale, perché ha anche teorizzato la velocità superluminale, quella dei tachioni, sì, sì, si capisce quanto si è allargata la sua visione. Ma infatti poi di questo parleremo, perché è importante, perché ancora oggi ci si chiede, ma esiste la macchina di Majorana? È vero che sono stati fatti degli esperimenti? Quindi poi Adolfo ci parlerà anche di questo. Allora, noi ritorniamo a quello che è un po' la combinazione tra la macchina di Majorana e il problema che il nostro pianeta ha tuttora, quindi l'aspetto diciamo ecologico che vogliamo dare anche alla trasmissione di questa sera. Quindi farei partire il bellissimo video realizzato dal ricercatore Alberto Lori. Poi lo vediamo meglio questo. Quindi adesso il nostro Max, ecco, in regia abbiamo Max Vetrugno per la parte video e Mirko Rossi per l'audio. Prego. La Terra, il nostro pianeta, ha la febbre. E non poteva essere altrimenti, visti gli abusi cui la sottoponiamo. Il clima, basta vedere le bombe d'acqua di quest'estate, da tempo si sta modificando. E il problema sta tutto nella rottura di certi equilibri che il sistema complessivo Terra aveva nel passato. Sono tre i disequilibri che stanno sconvolgendo l'ecosistema terrestre: buco dell'ozono, anidride carbonica in eccesso ed effetto serra. L'ozono è il filtro nella stratosfera che impedisce il passaggio al 99% delle radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole. Se comincia a rarefarsi o peggio si creano dei buchi, come sta accadendo al di sopra dell'Antartide, la nostra pelle non sopporterebbe a lungo il bombardamento dei raggi solari e finirebbe in disfacimento. Eccesso di CO2, ovvero di anidride carbonica nell'atmosfera. Noi stessi inspiriamo ossigeno ed espiriamo anidride carbonica. Le piante vivono e si nutrono con essa, ma non è questo il problema. Il problema è che questo gas viene emesso in gran quantità con i processi industriali, con il riscaldamento delle abitazioni e con i veicoli alimentati a benzina o gasolio. E in più ci mettiamo anche la deforestazione dissennata che avviene in varie parti del pianeta, a cominciare dall'Amazzonia, vero polmone verde del nostro pianeta. L'anidride carbonica ha poi un ciclo di permanenza in atmosfera di circa 200 anni. Ciò significa che la quantità di CO2 introdotta fino ad oggi nell'atmosfera, anche se smettessimo di produrla fin da adesso, per altri due secoli continueremo a tenerci questo gas senza riuscire a smaltirlo. L'eccesso di CO2 produce un alterato effetto serra. Un'equilibrata quantità di anidride carbonica consente di trattenere quel giusto numero di radiazioni solari per mantenere temperata la temperatura media della Terra. Ma se la coltre di CO2 diventa più spessa, non consentirà ai raggi solari di rimbalzare via, con il risultato di fare aumentare a dismisura la temperatura terrestre. Ecco la febbre che agita il nostro pianeta. Con quali conseguenze? Scioglimento progressivo dei ghiacciai e conseguente innalzamento dei livelli dei mari, elevata crescita di umidità e delle precipitazioni atmosferiche, estremo caldo ed estremo freddo, pesante alterazione del meccanismo di formazione dei venti, il che vuol dire uragani di inaudita violenza e catastrofici tsunami. Che cosa si può fare allora? Purtroppo, allo stato attuale, non si può fare niente per distruggere o trasformare le molecole di anidride carbonica stazionanti nella nostra atmosfera. Analogamente, non è possibile ricucire i buchi dell'ozono. L'unico accorgimento che potremmo fare, suggerisce la scienza, è cominciare ad adattarci ai cambiamenti climatici. Questo però deve essere messo in atto subito e a costi molto elevati.
Gli scienziati più pessimisti prevedono le prime catastrofiche conseguenze a partire dagli anni 30 e 40 di questo secolo. Cosa possiamo fare allora? Praticamente nulla. L'uomo ha finito per segarsi il ramo sul quale sta a cavalcioni. Tuttavia, in questa vicenda c'è un elemento misterioso che emerge da uno dei misteri più clamorosi del XX secolo: la scomparsa di Ettore Majorana, un fisico eccelso, facente parte negli anni 30 del celebre gruppo di Enrico Fermi, i ragazzi di via Panisperna di Roma. Ebbene, qualcuno dice che Majorana aveva voluto scomparire e ritirarsi in un convento perché spaventato dalle conseguenze della scissione dell'atomo alla quale i suoi colleghi stavano giungendo, per poi riemergere molti anni dopo, nel 1958, per coinvolgere nei suoi studi un giovane, Rolando Pelizza, che da quel momento in poi sarebbe diventato un fido collaboratore. Prova della sua ricomparsa sarebbero alcune stupefacenti foto e alcune lettere indirizzate al fisico Erasmo Recami. Foto e lettere sarebbero state periziate e le perizie avrebbero dimostrato la loro autenticità. Non è compito di questo video andare ad approfondire il mistero Majorana. Ciò che mi preme rilevare è che Majorana stesso pare avesse avuto tra i suoi interessi anche quello del clima e dei cambiamenti climatici. Già nel 1976, ci dice l'ingegnere Alessandrini, studioso di Majorana, aveva esposto una sua teoria della quale prevedeva quale sarebbe stato l'andamento climatico della Terra negli anni a venire. In seguito, lo scienziato scrive una lettera al fisico Recami, nella quale sostiene che già i primi sintomi sarebbero apparsi agli inizi del 2000, con un peggioramento progressivo a partire dal 2010, in seguito al quale è lecito attendersi vere e proprie catastrofi ambientali. Majorana prevede che già dal 22 al 24 di questo secolo ci sarà una precipitazione delle condizioni climatiche con eventi disastrosi. Parla ad esempio di uragani dai 400 ai 600 km orari, del tipo di quelli che sconvolgono la superficie del pianeta Venere. Lo stesso Stephen Hawking, prima di morire, aveva previsto che la Terra era destinata in un futuro più o meno lontano a diventare come Venere. Una piccola speranza però c'è. Grazie alla nuova fisica di Majorana pare sia stata costruita una macchina che tra le sue altre peculiarità ha quella di trasmutare la materia. Come dire che se il suo raggio fosse indirizzato su una bottiglia di vetro, la trasformerebbe in una bottiglia d'acciaio. Fantasia? È il sogno dell'alchimista di trasmutare metalli in oro? Non è fantascienza. Pare che per la fisica teorica non sia un assurdo e sembra che Rolando Pelizza, costruttore del congegno ideato da Majorana, ne abbia dimostrato le capacità trasmutando cubi di gomma piuma in oro. Pensate quindi, amici miei, come sarebbe bello se fossimo in grado con essa, senza alcuna spesa, di trasformare il CO2 in eccesso in ozono dove è carente o in aria pulita dove c'è troppa anidride carbonica. Purtroppo, l'uomo di questo pianeta non solo sta segando il ramo dove sta a cavalcioni, ma anche lo stesso albero sul quale sta appollaiato. Infatti, interessi di parte, profitti e il rischio di utilizzo della macchina per scopi di guerra e di potere impedisce che la straordinaria macchina di Majorana possa essere impiegata a vantaggio di tutti, ma soprattutto del pianeta che ci ha dato dimora. Noi ringraziamo veramente tantissimo Alberto Lori perché ha consentito a Spazio Tesla di pubblicare sul proprio sito questo video e noi questa sera lo stiamo utilizzando come contributo importante per questa trasmissione che vuole parlare della macchina di Majorana ma anche di quanto potrebbe fare per il pianeta. Voglio ricordare alle persone che ci stanno seguendo che hanno la possibilità di porre delle domande ad Adolfo Bruno che è qui in diretta con noi questa sera scrivendo un WhatsApp al 333 7575246. Per chi segue la diretta Facebook c'è anche il numero in sovraimpressione.
Potete anche telefonare al numero che ho appena dato, 0523 590 590. Ecco, questi sono i modi per contattarci. Abbiamo Alberto Lori che ci ha scritto e ci ha ringraziato del fatto che stiamo mettendo in onda il suo video. E noi salutiamo Alberto. Che è un grazie Alberto, grazie mille. Voglio ricordare che ci sono tanti bellissimi video di Alberto che ha continuato poi questo discorso e poi lui si occupa veramente anche di tante altre cose interessanti e il sito è Alberto Lori 24. Quindi approfittatene per andare a vedere perché vale veramente la pena. Adolfo, allora, hai visto questo video? Io direi che l'associazione Ambiente e Soluzione Macchina di Maiorana ci sta tutta. Sì, ci sta tutta. Io ero partito dal primo livello di utilizzo della macchina e quindi la produzione di atomi fasci, di atomi di antimateria, di qualsiasi numero atomico. Però siccome questa è una cosa proprio incredibile, no? Non potrebbe dire vabbè, è una bufala, allora io aggiungo due cose prima di chiudere questo punto che riguarda l'annichilamento e passare al livello successivo. Chiaro che quando ho cominciato a leggere le prime pagine ero piuttosto perplesso, scettico, però mi ha, diciamo, in qualche modo guidato quello che è il giudizio sintetico del professore Recami, che tra l'altro nell'edizione che avevo io si trovava in una fascetta che era, diciamo, esterna al libro e comunque viene riportato, diciamo, alla fine della prefazione. Lui dice: mi è stata chiesta una opinione. La mia opinione è che il materiale contenuto in questo libro, nonostante le iniziali incredulità che suscita, meriti di essere esaminato con attenzione. Quindi anche a me ha suscitato, soprattutto, no, all'inizio leggi, una cosa completamente diversa fuori da tutte quelle che hai letto fino a quel momento, eccetera. E però, a parte, diciamo, che ci sono citati una quantità enorme di personaggi della politica italiana e straniera che sono stati coinvolti. Perché gli esperimenti sono stati diversi, sono stati fatti soprattutto nella località del Baremone, ma ecco l'altra cosa che volevo dire: Pellizza è riuscito poi, attraverso l'allora onorevole Loris Fortuna, a far interessare il Parlamento italiano, per cui a un certo punto l'onorevole Giulio Andreotti ha disposto una verifica che è stata effettuata, come abbiamo già detto, al CNEN, il Centro Nazionale per l'Energia Nucleare, e di cui era presidente il professor Ezio Clementel, un fisico. Quindi sono stati fatti questi esperimenti che fondamentalmente consistevano nel mettere una dietro l'altra due lastre di metalli diversi, come per esempio zinco e ferro, e allora Pellizza selezionava sulla macchina la produzione di atomi, per esempio, di antiferro. La lastra che c'era davanti era di zinco, veniva attraversata evidentemente perché non succedeva niente, e invece si produceva istantaneamente un buco nella lastra di ferro che era dietro quella di zinco. Facendo l'opposto, mettendo davanti la lastra di ferro e dietro quella di zinco, selezionando la produzione di fasci di antizinco, veniva prodotto un buco nella fascia, nella lastra che era dietro quella di ferro. Quindi questo per dimostrare il fatto che comunque veniva prodotto, diciamo, il tipo di atomo desiderato, per cui non interagiva con l'atomo diverso, ma ogni atomo si annichila col rispettivo antiatomo. Tra l'altro, Adolfo, ce n'è una molto interessante fatta con una lastra di plexiglass e dietro una lastra di piombo, mi sembra, sì, comunque di metallo, che anche quella desta molto interesse, perché vedere la lastra di materiale, diciamo così, più resistente dietro a quella della plastica, e quella della plastica non essere neanche minimamente intaccata, quella è veramente straordinaria anche quella. Esatto, e diciamo, tra l'altro c'è un video su YouTube, si può trovare, curato dal professor, no, all'ingegner Panetta, che faceva parte della società che era stata costituita da Rolando Pellizza. Poi le interpretazioni, diciamo, perché chiaramente Ezio Clementel e la sua equipe volevano poi controllare
perché questa è una cosa, è una scoperta eccezionale, insomma, se effettivamente è così. Quindi le interpretazioni, i lavori si bloccano, anche perché poi Clementel verrà qualche anno dopo destituito dall'insegnamento, c'è un fatto un po' strano, figura una sua firma a un esame di un candidato, di uno studente, quando a quanto pare lui sul libretto e sul registro, a quanto pare lui non era presente invece a quell'esame, quindi parte tutta una campagna per screditarlo, un'inchiesta della magistratura, anche... insomma, poi morirà poco tempo dopo di cancro. Quindi poi si è fermato tutto. E invece, di che anni stiamo parlando? Stiamo parlando del 1976, gli esperimenti del CNEN sono del 1976. Si blocca tutto poi, purtroppo non c'è stata più la possibilità di fare un altro esperimento, diciamo, da parte di un ente accreditato dallo Stato così importante, ed è quello che noi, diciamo, vorremmo, ed è effettivamente estremamente importante. E perché, stando così le cose, è veramente una scoperta epocale. Il secondo livello di utilizzo della macchina invece è quest'altro, quello che più da vicino interessa l'aspetto, diciamo così, ecologico. Allora, diciamo che in definitiva la produzione di energia sul nostro pianeta, l'energia elettrica per esempio, la forma principale, richiede per lo più, in buona parte, l'utilizzo di combustibili fossili, come appunto carbone, la cosa più antica, metano, petrolio. Perché la maggioranza delle centrali elettriche, come producono elettricità, devono riuscire a mettere in moto un alternatore che ha delle pale abbastanza gigantesche e il getto di vapore ad altissima pressione che le mette in moto. L'alternatore, ruotando come una dinamo di bicicletta, produce corrente elettrica. Tra l'altro con dei rendimenti bassissimi. Adesso qui guardo il nostro Max, al quale chiedo magari un numero. Dico una fesseria, se il numero di rendimento di una centrale, cosa si aggirerà? Attorno? I migliori alternatori, ecco, adesso... non raggiungono il 70%. Non raggiungono, infatti, quello che dicevo io. Quindi buttiamo via un sacco di energia, un sacco di calori. Ripetiamo quello che ha detto Max, perché appunto essendo lontano non si sente, ma parlava di un che non superava il 70% assolutamente di rendimento, con tra l'altro un'emissione in atmosfera di temperature elevatissime. Esatto, perché quindi bisogna, per produrre questo vapore, bisogna riscaldare l'acqua a 100 gradi. E questo viene fatto bruciando o carbone o metano o diciamo olio, petrolio, le combustibili, certo, varie cose. Ok, la maggioranza di noi, delle persone che non hanno magari avuto la possibilità di approfondire, dovrebbe essere insegnato a scuola sempre, non mettono in relazione il fatto che lo spreco di energia elettrica significa aumentare la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, perché la maggiore quantità di anidride carbonica viene prodotta per l'utilizzo dell'energia elettrica. Le macchine, le auto, eccetera, si producono, eccetera, ma non tanto quanto l'utilizzo dell'energia elettrica. La maggioranza delle centrali sono termoelettriche. Per fare ruotare le pale in modo diverso, sì, abbiamo le centrali idroelettriche, però ci vuole una montagna abbastanza alta, dei laghi, costruire delle dighe, la caduta, diciamo, dell'acqua fa muovere, diciamo, queste pale e si produce. Inizialmente, negli anni 60, l'Italia aveva un certo numero di centrali idroelettriche, ma poi si è dovuta dotare di quelle termoelettriche, che sono il 90%. Energia... Scusa Dolfo, intanto che tu parli stanno passando delle immagini che pregherei Max se potesse... Della trasmutazione. Se riusciamo ancora a vedere... Di questi cubi di gomma che attraverso la macchina di Majorana... Poliestere o comunque forse policarbonato. Eccolo qua. Ecco qui. In un millisecondo, dobbiamo dirlo, cos'è questa lastra qua? Questo cubo non è più un cubo di polistirolo espanso, ma è un cubo d'oro. Sì. Ok?
Ok, quindi io mi fermerei qua, non andrei. È un contributo che ci hanno autorizzato appunto a utilizzare, che trovate su YouTube, ma comunque sì. del gruppo Rolando Pelizza e Maiorana. Allora, ci chiedono un attimo la linea dalla regia, riprendiamo tra pochissimo qui su Radio Sound. L'appuntamento è ultima puntata di It From Beat, prima diciamo delle vacanze, dedicata alla macchina di Maiorana con in studio Adolfo Bruno. A tra poco. It From Beat, i quanti, la materia, l'energia e la coscienza. Giovedì alle 20:30 su Radio Sound. Le nuove conoscenze della fisica e della medicina quantistica con la partecipazione di scienziati, medici e ricercatori. Una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il congresso Acqua e Coscienza, l'interazione che guarisce. Onda che... Non svegliamo nessun segreto, nel senso no, che... non ci sono, perché non ci sono. Non vado avanti su quello che non parlo del successivo livello, però magari proprio perché siamo fuori onda. Sì. Ma aspettiamo, sì, però ecco, siamo fuori FM. Quindi il grande noi problema. Noi proseguiamo poi con Recami, allora. Su internet ci siamo. Ci ascoltano ufficialmente. Quindi il grande problema è soprattutto. Siccome l'energia elettrica che muove il mondo è produrre energia elettrica attraverso centrali non termoelettriche. Quindi finora poi lo dobbiamo dire però in onda, quindi non anticipiamo nulla, perché no, poi dobbiamo dirlo per gli ascoltatori della radio. Okay? Abbiamo la possibilità del nucleare, perché il nucleare esatto. E c'è nel nucleare il problema delle scorie. Chiedevo, mandiamo Recami, poi ci leghiamo al fatto. Ecco, preferite Recami mandarlo tutto, dove nella prima parte parla di Maiorana, di quando lui comunque va? 12 minuti, oppure partiamo da 7 minuti e 23, e... che ore sono? Io partirei da 7. Partiamo da 7, allora 7 dalla domanda, vedi, oppure... va bene, sì, perfetto. Che volevo anche poi chiedere ad Adolfo un suo parere, una sua opinione in merito all'ultima parte del video di Lori, dove al di là appunto che dice che questa macchina potrebbe intervenire sul clima, però dice che l'attuazione di questa macchina, però visto che abbiamo visto che fa l'oro, che trasmuta e quant'altro, c'è la preoccupazione a livello di un'etica dell'utilizzo di questa macchina, certo. No? Quindi volevo proprio chiederti poi, magari quando siamo in onda, anche cosa ne pensi del livello etico che noi abbiamo per poter essere veramente dei buoni governatori di questa macchina. La vuoi fare prima di Recami o dopo? Io la farei prima. Ok, ma va bene, adesso appena riprendiamo. No, ma non dare risposta, perché altrimenti poi... La risposta me la dai dopo, però è almeno a me personalmente è una... Non anticipiamo niente. È un dubbio che mi angoscia abbastanza nel vedere poi come l'umanità a volte si comporta, no? Quindi... livello etico e di coscienza, quindi agire con scienza e coscienza ci vuole una buona capacità e un'etica che forse deve andare al di là poi delle compromissioni, dei compromessi, degli interessi. Ovviamente, perché abbiamo visto. Il codice deontologico non è propriamente un aspetto positivo, un aspetto legato alla nostra civiltà. Un'altra frase che non ho, cioè che si sente da tanto tempo, una frase scritta anche nei testi sacri, che dice che la giustizia non è di questo mondo. Ah, beh, sì. Anche però dobbiamo fare in modo di farla entrare in questo mondo. Tutti dei tasselli che mi creano ulteriore preoccupazione. Adesso stiamo chiacchierando così non siamo in diretta. Ecco, io posso. Siamo in Facebook, però non dico nulla sulla macchina, ma no, faccio un'osservazione. Okay. Perché, per esempio, allora gli scienziati che hanno fatto parte del cosiddetto progetto Manhattan. Sì. Avevano come obiettivo quello di arrivare alla bomba nucleare prima dei nazisti. Esatto. A un certo punto però è chiaro che i nazisti sono estremamente indietro. Allora, insomma, ci sono quelli che si ritirano e quelli che
proseguono. Però tutti quanti, anche quelli che proseguono, quelli che anche credono che per sconfiggere il Giappone bisogna usare questa bomba, così eccetera eccetera, che quindi cadono in questo tranello, dopo, compreso lo stesso Enrico Fermi, ritengono che un creatore, diciamo, del primo reattore nucleare a Chicago nel 1942, cosa ritiene Fermi? Che comunque l'energia nucleare deve essere utilizzata per scopi pacifici. Comunque, sì. Per scopi pacifici. Sì, 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 certo. Quindi è questa la sua... Vabbè, una volta l'abbiamo utilizzata, due volte, per scopi bellici, ora basta. Ma invece non è stato così. Perché noi dai libri di storia impariamo che le bombe sono state due, anzi tre, perché c'è prima l'esperimento Trinity del 16 luglio 45 nel deserto del New Mexico, esatto. Perfetto, poi abbiamo quella del 5 o 6 agosto, non mi ricordo mai, lì del Hiroshima, poi quella del 9, l'altra quella, sì, la bomba, la seconda atomica. Ce ne sono state circa altre 2000 esplosioni atomiche in realtà, e ben più potenti spesso di quella di Hiroshima. Quindi siamo quasi in onda, quindi okay. Ci dobbiamo sentire la sigla. Ah, ok. Ancora non sentiamo niente. Non sentiamo niente, ancora. Seguendo con molto interesse. Diciamo, tanto per fare la esplosione più grande. Hit from Bit, i quanti, la materia, l'energia e la coscienza. Giovedì alle 20.30 su Radio Sound. Le nuove conoscenze della fisica e della medicina quantistica con la partecipazione di scienziati, medici e ricercatori. Una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il congresso Acqua e Coscienza, l'interazione che guarisce. Siamo di nuovo con voi qui su Radio Sound sui 95, 94 e 6, ma salutiamo anche quelli che ci seguono sulla diretta Facebook. Tra l'altro ricordiamo che andando in diretta con Facebook c'è la possibilità poi, rientrando nella pagina di Radio Sound 95 di Spazio Tesla, di rivedere questa puntata non appena sarà finita. Voglio segnalare il nostro numero 333-7575246. Oppure 0523-590-590, il primo per i vostri messaggi WhatsApp, eventualmente il secondo per il telefono. Telefonate. Sì, i numeri sono in sovrimpressione, esatto. Vogliamo ringraziare Francesco e Cristina che salutano tutti quanti. Grazie. Poi abbiamo Placido che dice impossibile non seguirvi, troppo interessante. Grazie Placido. Grazie, Placido. E un saluto da Grupparello PC, quindi potete comunque anche fare le domande. Capisco che sempre territorio di Placido, Grupparello. Grazie. Sì, okay. A tutti. Ciao Placido. Grazie. Benissimo, riprendiamo invece la trasmissione collegandoci un attimo al video di Alberto Lori che abbiamo visto con Laura, che ha una domanda decisamente molto interessante da fare ad Adolfo Bruno, che è qui con noi in studio questa sera. Sì, il video di Alberto Lori chiude, diciamo, ponendo l'attenzione, ok, la macchina potrà fare qualcosa per il clima, quindi potrà aiutarci in questa nostra, chiamiamola tra virgolette, quasi autodistruzione, ma nello stesso tempo c'è un dubbio, ma eticamente siamo pronti per governare una macchina che alla fine trasmuta la materia, abbiamo visto che trasmuta materiali in oro, cioè eticamente siamo pronti per riuscire ad essere effettivamente, operare con scienza e coscienza nei confronti dell'umanità, o qualcuno potrebbe prendere delle strade di convenienza, di interessi? Ora, diciamo che la storia personale di Rolando Pellizza dimostra che non siamo pronti come umanità. Infatti, se fosse stato diversamente, diciamo, la macchina sicuramente sarebbe stata studiata più a fondo e probabilmente sarebbe stata, diciamo, utilizzata, ecco. Invece lui ha fatto tutta una serie di esperimenti, a parte, diciamo, quelli di Clemente, ne ha fatti altri, sì, che hanno destato grande interesse, ma poi alla fine quelli che erano disposti veramente a utilizzarla, quindi il governo degli Stati Uniti, il presidente Gerald Ford mandò il suo segretario personale Matteo Tutino, che era un ingegnere, insomma, hanno assistito agli esperimenti in cui si vede, diciamo, il funzionamento della macchina, loro limitatamente alla prima fase, annichilamento. Siccome Pellizza aveva spiegato che il raggio d'azione della macchina era di circa 1500 km,
L'esperimento conclusivo che loro hanno chiesto a Pellizza è stato quello di abbattere un loro satellite ormai dismesso, che più o meno ruotava, diciamo, a quella distanza dalla superficie terrestre. Quindi un esperimento militare. E Pellizza si è rifiutato, perdendo anche, diciamo, una quantità enorme di denaro che gli era stato, diciamo, promesso nel caso in cui fosse, lui avesse dato tutte le istruzioni per farla funzionare. Perché, ecco, dobbiamo ripetere che la macchina, il progetto della macchina si trova ormai in rete, possedendo, diciamo, pazienza, cognizioni tecniche e denaro, perché un prototipo oggi costerebbe circa 40.000 euro. Delle fondazioni, delle società, delle università, diciamo, possono tranquillamente realizzarlo. Però le combinazioni possibili sono milioni per poterla fare funzionare, i vari cursori che ci sono, e il funzionamento è descritto da una serie di formule che soltanto Pellizza ha. Per cui Pellizza si rifiutò di eseguire l'esperimento militare e lo fece una seconda volta anche col governo belga, perché anche il governo belga, dopo aver visto che funzionava, eccetera, eccetera, gli chiese di forare la pesante corazza di un carro armato a una certa distanza e così via. Quindi che cosa succede? Succede che di fatto l'utilizzo che fa più gola ai vari governi, agli entourage, diciamo, militari, industriali, eccetera, è quello, sì, a scopo, diciamo, militare, quindi di accrescere potere. Il potere, chiaramente. Allora, singolarmente, diciamo, gli esseri umani sono idealisti, sono tutti buoni, eccetera, però quando in realtà si parla di governi, si parla di interessi estremamente, diciamo, alti, potere, economia, eccetera, ecco, direi che non siamo sicuramente in grado di utilizzare nel modo corretto una macchina del genere. D'altra parte, la storia dell'energia nucleare, ne stavamo parlando un pochino prima, certo, dimostra che anche gli scienziati che sì, hanno partecipato al progetto Manhattan ed erano d'accordo sulle bombe di Hiroshima e Nagasaki, poi quasi tutti, tranne qualche isolato scienziato, erano d'accordo sull'utilizzo pacifico, per esempio Fermi. Quindi utilizzo di energia nucleare attraverso i reattori nucleari, produzione di energia, non, certo, di armi di distruzione. Ma di fatto questo è stato totalmente disatteso, perché, dicevo, ci sono state circa, dopo quelle di Hiroshima e Nagasaki, e quella e la Trinity prima, nel deserto del New Mexico, circa 2.000 esplosioni nucleari, di cui quasi tutte sono di potenza superiore, spesso anche dalle 1.000 alle 2.000 alle 4.000 volte superiori a quelle della bomba di Hiroshima. La bomba Zar, per esempio, la più potente bomba, quella russa diciamo, equivaleva a circa 4.340 bombe di Hiroshima, e ha distrutto i vetri delle abitazioni a 900 km di distanza. È stata fatta detonare in una zona completamente deserta della Siberia, la penisola della Novaya Zemlya, e tra l'altro le ceneri radioattive sono andate così in alto che quindi poi c'è stato un fallout molto piccolo rispetto a quello che ci si aspettava, e quindi i venti dell'alta atmosfera hanno distribuito su tutto il pianeta, diciamo, queste ceneri radioattive. Uno dei progettisti di questa bomba, che era lo scienziato, conosciamo Andrei Sakharov, da quel momento smise di collaborare con il governo sovietico, e per questo poi venne perseguitato. E perché lui aveva calcolato che a causa, diciamo, di questa distribuzione su tutto il pianeta di queste ceneri radioattive, circa 500.000 persone sarebbero morte di cancro e milioni si sarebbero ammalate successivamente. Queste sono cose che purtroppo, se uno se le va a cercare su internet, le trova, però non vengono insegnate da nessuna parte, mentre dovrebbero essere patrimonio, diciamo, di tutti. Quindi questo ci fa capire, sì, gli scienziati volevano utilizzare in modo pacifico l'energia nucleare, però i governi
l'hanno sempre utilizzata, diciamo, non c'è stata una terza guerra mondiale, però 2000 test nucleari hanno immesso nell'acqua, nell'aria, nel terreno una quantità enorme di radioattività. Tra l'altro dobbiamo dire che in tutta questa storia l'America ha avuto un ruolo importante, ha giocato un ruolo importante, perché dopo la presidenza di Ford ci fu comunque sempre la presenza di Henry Kissinger vicino a questi personaggi, che quindi questo fa capire quanto fosse e quanto è ancora importante questo progetto. Io invece volevo citare un attimo una frase famosa di Einstein, che diceva: la scienza non è né buona né cattiva, ma è l'uso che si fa della scienza che determina appunto se l'utilizzo che ne farai sarà buono o cattivo. Quindi questo ovviamente dipende dall'uomo, ma come dicevi tu, l'umanità non è pronta, e molto probabilmente lo stesso Pelizza, che non vuole rivelare, adesso Pelizza ha 80 anni, e io qui aprirei proprio una parentesi, no, su chi è Pelizza, su quando incontra Majorana e che cosa succede, perché questa è una parte della storia che abbiamo raccontato l'altra volta, ma non lo abbiamo fatto questa sera. Per chi eventualmente avesse seguito solo questa puntata, stesse seguendo solo questa puntata, mi sembra doveroso fare proprio un brevissimo riassunto della figura di Pelizza, Rolando Pelizza. Lo facciamo prima del professore Cami o dopo? Cosa dite? È indifferente. Andiamo con Pelizza? Vabbè, brevemente, allora... Possiamo farlo anche dopo, però, perché in effetti lui parla, sì, perché lui in effetti parla poi anche di Pelizza. Quindi cosa dici, Adolfo? Allora facciamolo dopo. Facciamo questo piccolo stacco dal e quindi 7.23 con... partiamo. Sì, quindi, sì, sì, Max adesso ci dà, è una intervista lunga, quindi fatto abbiamo tu, scelto... Che tra l'altro durante il Majorana Day, il Majorana Day, no? Esatto, lui è stato tra l'altro carinissimo, gentilissimo, quindi è un'intervista veramente dove abbiamo parlato a tutto campo di Majorana. Noi abbiamo estrapolato una parte, quella dove, che parla appunto della macchina di Majorana. Vediamo. Ecco, non lo so perché io la famiglia Majorana l'ho frequentata soprattutto... dal 1969 in poi. Poi dopo ho frequentato adesso soprattutto la cognata Nunzi Vedova di Majorana Luciano e la sorella. Altrimenti, se tu hai possibilità di controllare magari senza Maria, andare in onda, noi continuiamo con in molti altri Majorana, sì, c'erano i ragazzi che sono cresciuti, fare una sintesi della storia di Pelizza, perché questo incontro, quando avviene questo incontro, che viene nel 1958, tra l'altro. 1958, sì. Esatto. E questo incontro in un convento. In un convento. Allora, diciamo che Pelizza non ha mai detto finora quale sia questo convento e neanche dove sia ubicato. Si è supposto che potesse essere nel sud d'Italia, e siccome Sciascia aveva in un suo romanzo, documento, supposto che Majorana si fosse rifugiato nella Certosa di Serra San Bruno, provincia di Catanzaro, si è pensato anche a questo. Però non ci sono conferme. Poi c'è Di Stefano, che ha fatto osservare che, poiché Pelizza abita a Chiari in provincia di Brescia e poiché si è recato parecchie volte, insomma, questi viaggi dovevano essere estremamente lunghi. E adesso non ricordo esattamente, lui ha fatto un'osservazione sui tempi di percorrenza sì, che non corrispondono. Quindi lui ipotizza un convento che si trovi nell'Italia centrale. Comunque lasciamo aperte tutte le ipotesi. Poi ce n'è una carina che poi vi leggerò, che ho trovato recentemente, che potrebbe... starci. Dunque, allora... Vuoi dircelo adesso? Beh, è un convento di San Gregorio Armeno. Dove? Siamo nel Napoletano, perché il professor Carrelli, che era il direttore dell'istituto di fisica dove insegnava Majorana, si trovava a passeggiare con un suo assistente, il professor Tartaglione, e passando davanti al convento di San Gregorio Armeno, dice: questo è il convento dove Majorana sta facendo gli esercizi spirituali. E allora Tartaglione rimane e dice: professore, ma sta scherzando? Mi prende in giro o sta dicendo qualcosa di serio? Torniamo al lavoro, risponde Carrelli. No comment. Vabbè. Quindi riprendiamo. Allora Pelizza, che
Comunque incontra Majorana in un convento, sì, non ben identificato. Pellizza è una, la famiglia di Pellizza è una famiglia di imprenditori nel settore delle calzature e quindi loro erano i fornitori delle calzature dei conventi italiani, per cui lui aveva una commessa e quindi si doveva recare in questo convento qui. È ventenne Pellizza quando arriva lì e si trova ad un certo punto un monaco, sembrava, che lo avvicina e gli pone un quesito aritmetico. Aritmetico. Perché più diciamo la cosa importante di aritmetico, perché a quanto pare che matematico potrebbe essere un quesito di alta matematica e diciamo si suppone che la persona in questione abbia delle conoscenze matematiche. Invece evidentemente il monaco voleva assaggiare non tanto le conoscenze, ma le capacità. Ricordiamo che Ettore Majorana a 4 anni eseguiva moltiplicazioni di 2 numeri di 3 cifre. 3 cifre per 3 cifre, a 4 anni in pochi secondi dava la risposta. O eseguiva a mente a quell'età anche radici quadrate e cubiche, però non quelle semplici, sono radice di 25 uguale 5, radice, che ne so, di 127, non quadrati perfetti o cubi perfetti, quindi numeri con la virgola. Sì, a 4 anni. Parte. Quindi era estremamente dotato. Probabilmente voleva assaggiare le capacità aritmetiche, perché se ci sono alte capacità aritmetiche, poi studiando si riesce molto bene. E dice al giovane, probabilmente lo faceva con tutti, questo monaco che poi si rivelerà essere Ettore Majorana, quando torna alla prossima commessa, se ci riesce mi dà la soluzione. Invece a quanto pare Pellizza si mette in un angolino e lo risolve. E questo è che fa scattare, diciamo, la molla, perché il monaco si interessa al giovane, perché evidentemente, ecco, riconosce probabilmente qualcosa di sé. Ci voleva qualcosa del genere. Per poter, lui cercava la persona adatta, una persona di una certa affinità, insomma. Una certa affinità, capacità, diciamo, matematiche molto numeriche, molto, diciamo, spiccate, e poi doveva essere un imprenditore, perché se abbiamo visto che oggi un prototipo costerebbe 40.000 euro, comunque rapportati, diciamo, alla lira, comunque era sempre una notevole spesa. Teniamo conto che poi, quando Pellizza inizierà, dovrà costruire più di 250 prototipi che andranno distrutti perché non funzionavano, implodevano. Quindi facendo in euro 250 per 40.000, 25 per 4 fa 100, gli aggiungiamo altri 5 zeri. Vediamo quello che ha speso. Un miliardino, Noi ci fermiamo un attimino qui. Allora, se Max è pronto, vediamo allora di far partire l'intervista del professore Erasmo Recami. È un fisico che ha conosciuto, tra l'altro. Non lo so, perché io la famiglia Majorana l'ho frequentata soprattutto dal 1969 in poi. Poi dopo ho frequentato soprattutto la cognata Nunni Cirino, vedova di Majorana Luciano, e la sorella, donna meravigliosa, molto colta, Maria. E di molti altri Majorana, sì, c'erano i ragazzi che sono cresciuti, uno si chiama Fabio, sta ancora a Catania e sull'Etna, e poi recentemente ho conosciuto Salvatore Majorana, sì. Però lui il tempo non c'era, certo. E non sa queste cose. Invece della storia di Pellizza, di questo incontro che, ecco, Pellizza per cui, dice, e della io macchina. Non ho mai parlato con tutti questi Majorana della storia di Pellizza, perché la storia di Pellizza l'ho conosciuto solo negli ultimi anni, quando Rolando ha cominciato a venirmi a trovare gentilmente a casa, a raccontarmi, sì, le cose, mi ha fatto una decina di visite, però con i Majorana non ero più in contatto, tranne con pochi. Ma lei cosa ne pensa di quello? Si parla anche di una macchina. Sì, sì, io credo. Alla macchina credo, perché ci sono anche testimonianze di Clementel, che era allora presidente del CNEN, eccetera, eccetera.
E poi ho sentito molte testimonianze e io credo che la macchina esista, però non sono sicuro che dietro la macchina, se esiste, ci deve essere un genio eccezionale, però non mi convincono le lettere di Ettore Majorana, anche scritte a me a 70 anni, a 60 anni, 90 anni, perché lo stile non è quello suo. Lui era il grande inquisitore del gruppo di Fermi, insomma, era. Certo. Non mi sembra, ecco, quindi la calligrafia è la sua, non ho bisogno che lo dicano i periti, perché io è 50 anni che ho sotto mano la calligrafia di Ettore, credo di intendermene io più di tutti, però il contenuto no, e allora non mi pronuncio, non dico né sì né no. Tornando invece a questo discorso della macchina, ipotizzando appunto che possa esistere e funzionare, ma a che cosa servirebbe questa? No, questa macchina, da quello che dicono, fa cose incredibili, potrebbe servire per esempio per risolvere il problema dell'ozono, per trasformare le scorie nucleari radioattive in elementi innocui, potrebbe, poi, a parte il fatto che può trasformare qualsiasi oggetto in oro, qualsiasi oggetto in un materiale diverso. Poi dicono addirittura che Ettore a un certo punto ha usato la macchina per ringiovanire all'età di 25 anni, quindi questo è difficile da credere, però io non mi pronuncio. Comunque questa macchina, se usata a fin di bene, potrebbe essere molto utile. Ma lei, che è un fisico, non ha mai avuto la curiosità di dire, cioè, voglio andare a vedere se esiste e che cosa fa? Si basa su una fisica che non è quella che noi conosciamo, quindi non possiamo dire che non è valida, come ci sono molti. Certo. Non la conosciamo e basta. E la curiosità lei non ce l'ha di approfondire. Può esistere, ma basata su una fisica che noi non conosciamo. Esatto, ma lei non ha mai sentito la curiosità di avvicinarsi a questa... Sono cose troppo diverse da quelle che si fa. Ci sono... Non è che basta un piccolo aumento del 10%, cambiare di 10 volte la mentalità e tutto. Io non ho basi per... Ho delle vaghe intuizioni, ma non ho basi per capire come funzioni. Un'ultima domanda, qual è secondo lei l'eredità scientifica che ha lasciato Majorana? Beh, allora, io direi che anche soltanto riferendosi all'ultimissimo articolo che ha pubblicato nel 1937, lui ha fatto capire all'umanità, se ne sono accorti adesso dopo 80 anni, lo considerano tutti un genio eccezionale ora, negli Stati Uniti, in Russia, dappertutto, ha fatto capire che oltre le particelle di Dirac, particella con antiparticella, devono esistere quelli che ora si chiamano fermioni di Majorana, oggetti che coincidevano con la propria antiparticella. Questi oggetti sono straordinariamente importanti perché raddoppiano la ricchezza della fisica fondamentale e poi servono per fare il computer quantistico. Quindi dopo 80 anni si sono accorti che quegli oggetti di fermioni di Majorana sono essenziali per fabbricare il computer quantistico, che ora forse avranno modo di andare avanti. Finora stentavano molto nel realizzarlo. Poi, come ho accennato, anche al fatto che in quello stesso articolo ha introdotto delle algebre nuove che sono importanti perché servono per fare studi che prima non si potevano fare. Quindi anche solo con questo articolo ha fatto cose straordinarie. Grazie, molto gentile. È stato, devo dire, gentilissimo il professore Erasmo Recami, lo ringraziamo ancora adesso. Lui ha parlato di questa nuova fisica, una concezione completamente diversa, tanto che lui stesso, che è davvero un bravo fisico, dice: io ho qualche varia intuizione, ma non ho le basi. Cosa puoi dirci tu, Adolfo, di questa nuova fisica? Allora, io, diciamo, meno del professore Recami, da questo punto di vista sono meno preparato. Quello che posso dire è questo, che continuando, visto che ci trovavamo a raccontare la storia di Pellizza, Majorana adotta Pellizza come studente. Adesso non sappiamo, corsi per corrispondenza, poi si incontravano, quindi gli insegna in 6 anni, dal 58 al 64, questa nuova fisica e la matematica nuova attraverso cui può essere espressa, perché ogni fenomeno fisico nuovo necessita una formulazione matematica altrettanto nuova. E quindi
e dopodiché lo promuove a pieni voti. C'è una lettera del 64 in cui glielo dice: ti promuovo a pieni voti. Queste lettere sono pubblicate dove? Adolfo? Queste lettere sono pubblicate così nel... diamo qualche informazione anche agli ascoltatori che nel volessero approfondire. Libro che abbiamo citato, Il segreto di Majorana, che abbiamo fatto vedere poco fa, sì. Ci sono le lettere, ci sono le fotocopie anastatiche con la scrittura di Majorana, che diciamo, il professore Gami ha riconosciuto, ha detto non ho dubbi, la calligrafia è quella. Poi c'è anche una perizia, sì, Vitiello della... tra poco poi lo ascolteremo anche, esatto, c'è una perizia della dottoressa in questo momento Chantal del tribunale di Pavia, quindi è una persona che fa perizie grafiche per conto, diciamo, della magistratura, quindi sicuramente non una persona, non una grafologa, e che dà, diciamo, nel confronto con le lettere di cura attribuzione di Majorana prima della scomparsa, la Chantal dice che al 100% le lettere successive al 64 sono sicuramente al 100% della stessa mano che ha scritto quelle di sicura attribuzione, cioè è sempre Majorana che scrive. E questo è un fatto, diciamo, notevole, che appunto anche nella prefazione del libro il professor Recami dice, cioè è importante il fatto, per me è importante che ci sia stata una perizia di un tribunale che attribuisce le lettere sicuramente a Majorana, lo voglio leggere. La calligrafia sembra proprio quella del Majorana, ante scomparsa, a me notissima del 1970, quando iniziai il mio studio delle carte relative al caso Majorana. Più importante per me è che la calligrafia delle lettere che appaiono per la prima volta in questo libro sia stata dichiarata da un perito di tribunale come dovuta alla stessa mano che redasse gli antichi scritti sicuramente di Ettore Majorana. Quindi lui questo lo dice, poi dice: per quanto riguarda lo stile contenuto delle lettere, mi sembra diverso dallo stile di Majorana che conosco io. Però in un'altra intervista aggiunge: tuttavia, col passare degli anni si cambia, quindi non lo escludo. Certo. E quindi tornando adesso sul filo, diciamo, del discorso, stavamo dicendo che adesso mi ho perso un attimo. Abbiamo perso il filo. Abbiamo aperto circa tre discorsi che sì, non abbiamo chiuso. È vero. C'era una domanda, ecco, che era interessante, alla quale ti stavo rispondendo. Io però direi adesso, se ascoltiamo Vitiello, visto che stiamo parlando delle perizie, perché almeno abbiamo la possibilità di ricollegarci, parliamo sostanzialmente dell'ingegner Michele Vitiello, lui è un perito forense e ha periziato le foto di Ettore Majorana. Poi le facciamo vedere. Sì, esatto. Oh, mi sono ricordato la fisica, ok. Sì, volevo dire un'ultima ma cosa, infatti poi la riprendiamo dopo, visto che... abbiamo parlato delle perizie, io ne approfitterei ora. Quindi lui ha avuto questo incarico da parte di chi, Vitiello? Ha avuto l'incarico... Da Alfredo Ravelli, no? Da Alfredo Ravelli. Che poi è l'autore anche dei libri che abbiamo citato. Poco fa. Sì. Il segreto di Majorana è il primo della trilogia, poi ci sono il secondo. Il primo è Il dito di Dio. In cui ancora non aveva avuto l'autorizzazione a dire che l'autore della macchina fosse Ettore Majorana, se non sbaglio. Nel secondo lo dice. Sì, nel segreto di Majorana. Poi arriviamo con l'ultimo, sì. Se lo possiamo inquadrare, Max, lo facciamo vedere, che è 2006, Majorana era vivo. Okay? E con le ultime lettere di Ettore Majorana, che sono poi quelle che sono state periziate, poi con le foto. Queste foto sono strane perché ritraggono anche un Ettore Majorana giovane. E qui, oltre a ritornare sul discorso della nuova fisica, Adolfo, parliamo anche di quello che ha in qualche modo accennato il professor Recami, sul fatto che questa macchina consentirebbe anche di ringiovanire. Ma andiamo... Trasolazione della materia nello spazio-tempo. Allora, andiamo per ordine, livello. Quindi sentiamo l'ingegner Vitiello, il perito forense, proprio sulla perizia che lui ha fatto sulle foto di Majorana. Lei ha periziato delle fotografie dove si vede Ettore Majorana con Felizza, che è questo commerciante che lo avrebbe visto a lungo. Lo facciamo ripartire un attimo. È una bella testimonianza quella dell'ingegner Vitiello, che tra l'altro... è stato molto disponibile sia al Majorana Day che
anche in altre occasioni. E dopodiché vedremo anche le foto che lui ha periziato, e poi quando ci sarà la possibilità, una cosa abbastanza interessante, è un video che tra l'altro è in chiaro su YouTube, dove si vede Rolando Pelizza assieme ad un maiorano ultra novantenne un po' claudicante, ma poi lo vedremo anche in questo video. Molto sì, ultra novantenne, che però non sembra un ultra novantenne. Esatto, dimostra quanti anni più o meno? Ma tra i 30 25 no, beh, lì tra i 30 e i 40 tra i 30 e 40 dei, molto giovane, quella diciamo dei 25 un'altra immagine che però non è così, insomma. Non è stata periziata quella. No, siamo quella. Pronti? No, quindi no. L'ingegner Vitello e il perito forense. L'ingegner Vitello, lei ha periziato delle fotografie dove si vede Ettore Maiorana con Pelizza, che è questo commerciante che lo avrebbe visto a lungo. Che cosa, quindi intanto perché lo ha fatto? Perché ovviamente lei fa questo di mestiere. Sì, esatto. Allora, io sono un ingegnere delle telecomunicazioni, lavoro per diverse procure della Repubblica, dei tribunali d'Italia. Mi occupo generalmente di perizie informatiche, di perizie su video, audio, vari file multimediali. In questo caso, come dicevo poc'anzi qui durante proprio il mio intervento, io conoscevo quasi nulla praticamente della storia di Ettore Maiorana. Un bel giorno fui contattato da Rolando Pelizza, che mi chiese di effettuare una comparazione fotografica, perché proprio nell'ambito della mia attività, ma nulla mi spiegò di questa storia e neanche onestamente mi interessava da un certo punto di vista, perché per me era un lavoro come un altro, di una classica consulenza tecnica di comparazione fotografica antropometrica tra dei soggetti. Mi diede delle fotografie, alcune di queste provenivano dal professor Recami, che erano le foto originali di Ettore Maiorana del 1938, che erano corrispondenti all'ultimo periodo in cui di lui si sapeva non fosse ancora scomparso, e poi mi diede tre fotografie che erano dell'anno 1976-86 e 1996, dove c'era da fare questa comparazione e verificare se il soggetto che veniva ritratto in queste foto fosse corrispondente o meno e con quanto rispetto ad Ettore Maiorana. E qual è stato il risultato? Il risultato è stato che effettivamente c'era una corrispondenza molto molto elevata, sono state fatte delle attività di tipo fisionomico e di tipo scientifico o metrico, facendo delle misurazioni, delle comparazioni di tutte le parti del viso di questi due soggetti, sia con delle tecniche proprio visive di tipo fisionomico, guardando la forma delle orecchie, del naso, del mento, della bocca, sia con un sistema metrico, con delle triangolazioni, con dei metodi scientifici, ed è si è evidenziato una comparazione piuttosto elevata della somiglianza molto forte di questi due soggetti, quindi a mio avviso molto molto elevata la probabilità che trattasse effettivamente di Ettore Maiorana. Quindi che si trattasse, ma qui stiamo parlando di fotografie fatte a 10 anni di distanza l'una dall'altra, ha detto 76, 86, 96, dove c'è un Maiorana decisamente giovane che in quel periodo avrebbe dovuto già avere una bella età. Esatto. Quindi allora, Adolfo, io direi riprendiamo un po' il discorso della nuova fisica e lo leghiamo anche a questo aspetto che è stato anche citato dal professore Cami sul ringiovanimento. Sì, allora, rispondendo a questa domanda chiudo anche la prima e poi la possiamo anche approfondire. Sì. Ora, ecco qua, vediamo intanto delle immagini, perché segue la diretta Facebook, vediamo Pelizza con un Maiorana giovanissimo. Pelizza ha qui 58 anni e Maiorana dovrebbe averne 90. Sì, ecco, esatto. Quindi intanto Rolando è rimasto così, come lo vediamo lì. È uguale, ha 80 anni adesso. A Rolando quindi può darsi di si sia fermato l'invecchiamento. O li portava male prima oppure li porta insomma, bene adesso. Io saluto tanto Rolando. Se ci sta buonasera ascoltando. Signor Pelizza, buonasera se ci sta seguendo. Persona simpaticissima. Qui quindi c'è una slow motion che si vede bene. E qui siamo all'interno di questo luogo. Protetto del Sud Italia, diciamo pure del Sud Italia, quasi certo anche l'amico Rino Di Stefano ha avanzato nelle sue ricerche questa teoria, quindi siamo certamente in un luogo caldo, in un luogo con queste palme, non siamo all'estero, siamo in Italia, questo possiamo sì, dire. Anche se comunque le hanno messe in Piazza Duomo a Milano. Sì, quindi però queste qua,
tu dici che hanno fatto un Photoshop. Era una battuta, tanto insomma, per stemperare certo. Ok, quindi riprendiamo. Riprendiamo, allora, dico subito quali sono così le quattro fasi della macchina. Finora ho parlato più approfonditamente dell'annichilimento controllato della materia. Adesso cito, proprio leggo la lettera di Majorana del 26 febbraio 1964 a Rolando Pellizza. E dice: come ben sai, la macchina ti permetterà di realizzare le prime quattro fasi. Prima fase, annichilimento controllato della materia. Seconda, rallentamento dello spin della materia per far sì che si surriscaldi. Terzo, trasmutazione della materia. Quarto, traslazione della materia, intesa nello spazio-tempo. E questo si riferisce a questo. Allora, si parla di un esperimento in cui una rosa appassita viene messa all'interno della macchina, in un certo modo, e la macchina non l'ho vista, quindi non so come, però va inserita all'interno della macchina e la rosa ritorna bocciolo, diciamo, quasi, ecco. Allora, non è un trasferimento di energia vitale, diciamo così, tra virgolette, quindi nulla di parapsicologico, ma semplicemente è tornata indietro nel tempo, quindi è tornata come era prima. Come era all'inizio. La memoria della materia è stata ricordata. Qualcosa, ecco, questo naturalmente tutto ciò è ancora più incredibile. Non ce la può prestare magari giusto per ingiovanire, ecco, di qualche decennio? Adesso si potrebbe suggerire che in qualche modo Majorana abbia utilizzato su di sé la macchina, però questo non viene detto in realtà da nessuna parte, c'è da dire. Pellizza non lo dice, quindi su questo, perché Majorana ha progettato la macchina, ha scoperto la fisica che sta dietro e poi soprattutto per impedire il disastro ecologico del pianeta, esatto, ha progettato questa macchina, l'ha realizzata Pellizza, che poi Majorana abbia avuto un prototipo. Non si sa, Pellizza non lo dice, perché bisogna avere sotto mano un prototipo. Poi teniamo conto che la macchina è più piccola della statura di un uomo, quindi come si possa fare, su questo c'è grande punto interrogativo, quindi su questo Pellizza non dice niente, non sappiamo. Però ecco, la fisica che sta dietro è chiaramente al di fuori, centinaia di anni sembrerebbe più avanti della nostra, però c'è un punto. Parlava proprio di una fisica completamente diversa. Tu ritieni, però, come che sia un'evoluzione dell'attuale fisica che ancora noi non conosciamo? Come prendiamo un contemporaneo di Aristotele, per lui la fisica di Newton già è impensabile. Prendiamo un contemporaneo di Newton, per lui la fisica di Einstein è totalmente impensabile. Quindi anche per i contemporanei di Einstein in effetti è stata per lungo tempo impensabile. E quindi ricordiamo che Einstein, lui ringraziava sempre i suoi predecessori, perché diceva che senza tutto lo studio e le scoperte che erano state fatte in precedenza, lui non sarebbe arrivato a questo. Ma perché sembra che la natura è estremamente complessa. C'è Tullio Regge che dice che secondo lui non si arriverà mai a scoprire un punto finale, diciamo, per lui c'è una complessità infinita. Quindi non è un punto di partenza, l'universo è un punto non solo probabilmente infinito nello spazio, nel tempo, ma è infinito anche da un punto di vista, diciamo, logico, di complessità, per cui si sbroglia sempre di più la matassa, ma non si arriva mai al fondo. Come se ci fossero tanti tasselli che una volta... Esatto. Allora, la scienza abbiamo visto che funziona in questo modo. Si arriva a un certo punto, a una certa teoria. La teoria è soltanto una buona interpretazione dei fatti che funzionano e che permette di prevedere nuovi fatti e anche delle applicazioni funzionanti, però abbiamo sempre un limite. Ogni teoria fisica è basata sulle misure, sugli esperimenti. Ora, la precisione delle misure presuppone sempre un certo livello tecnologico. Man mano che la tecnica diventa sempre più approfondita, specializzata, eccetera, e quindi procede peraltro insieme alla scienza, si è in grado di apprezzare
delle misurazioni che, per esempio, per fare l'esempio di Einstein, non si potevano apprezzare ai tempi di Newton. Quindi ai tempi di Newton la somma di due velocità si otteneva, cioè sì, una macchina va a 5 km all'ora, cammina, diciamo, su un nastro trasportatore che va a 10 km all'ora, la velocità totale rispetto al Sole è 15, 10 più 5. 5, sì. Ma in realtà non è così, perché se uno avesse la possibilità di misurare fino al miliardesimo di secondo, così eccetera, vedrebbe che non è esattamente 15 km, è un po' di meno. Quando la fisica giunge a poter misurare o intervalli di tempo così piccoli, oppure si misura con fenomeni in cui si ha a che fare con velocità enormi, questi effetti si notano. Allora si deve correggere la teoria di Newton, per cui la teoria di Newton funzionava nei limiti delle misure, delle capacità di misura di quei tempi, però se uno avesse avuto la possibilità sin da allora di osservare degli extraterrestri, certo, che ti dicono no, mi sovra meglio con questo eccetera, già allora ci si sarebbe accorti che non andava bene. Allora ci sono voluti 3 secoli di accumulo di dati di fenomeni fisici fino ad arrivare alle leggi di Maxwell eccetera, per cui poi a un certo punto Einstein si rende conto che c'è qualcosa che non quadra. Le leggi di Maxwell non sono compatibili con quelle di Newton, perché se si va alla velocità della luce non funziona, o è sbagliato Newton o è sbagliato Maxwell. Però lui dice no, Maxwell è stato tutto sommato più sperimentato di Newton, quindi evidentemente dobbiamo pensare che lo spazio, se la velocità della luce è costante, dobbiamo pensare che invece sono lo spazio e il tempo che si dilatano, lo spazio si contrae. Insomma, però l'ha fatto sulle spalle dei predecessori. Certo. Tra altri 300 anni, oppure prima, si accumuleranno talmente tanti dati che si potrà fare un ulteriore salto. Io mi auguro di sì, però che duri ancora un po'. Però possiamo far vedere, certo, qualche fotografia, se Max ce le riesce a inquadrare, sempre tratte dal libro di Alfredo Ravelli, 2006, Majorana era ancora vivo, quello che vi stiamo facendo vedere. Queste sono le fotografie che l'ingegner Vitiello ha periziato. La fotografia di Majorana nel 1958 in alto, nel 64 quella sottostante, e poi qui vediamo la fotografia di Ettore Majorana nel 76, a metà nell'86, e qui la famosa, e qui con Pellizza. Con Pellizza nel 96 in compagnia di appunto Rolando. E abbiamo sentito prima qual è stato il risultato di questa perizia. Okay. Abbiamo un altro contributo Volevo chiudere, siccome abbiamo appunto, hai parlato del discorso che quando un nuovo scienziato, comunque quando si procede, è difficile per le scoperte magari attuali, queste scoperte non sono immaginabili o concepibili dagli scienziati che hanno preceduto. Ecco, quindi mi viene dei salti. Mi viene spontanea questa domanda. Quindi secondo, cioè è come se le nostre scoperte vanno magari di pari passo con il grado di evoluzione anche in termini di pensiero e di apertura mentale delle persone. Mi spiego meglio. C'è una forma mentis che può interferire anche con le scoperte innovative tecnologiche? Einstein diceva che la forma mentis che interferisce è il senso comune, cioè dire il senso comune è quell'insieme, diceva lui, di pregiudizi che si formano nei primi anni di vita, dovute tra l'altro al nostro contatto, diciamo, con la realtà e con gli oggetti della realtà, che noi sperimentiamo soltanto, se vogliamo, in una forma newtoniana, con basse velocità, quindi con tempi, diciamo, non piccolissimi. Insomma, noi praticamente il mondo delle cose solide che sperimentiamo da bambini ci condiziona poi da adulti, quindi ci vuole un processo di affinamento che avviene attraverso lo studio. Se uno studia fisica comincia a rendersi conto che ciò che si vede non è ciò che la realtà è ben diversa e ben più complicata rispetto a quello che, diciamo, noi crediamo che sia. Per cui, ecco, la grandezza della scienza
è quella di riuscire a spaccare, se vogliamo, questi pregiudizi consolidati che si formano necessariamente nei primi anni di vita, quando noi sperimentiamo il mondo in un certo modo, quello direi newtoniano, e poi invece ci rendiamo conto, studiando e facendo tutta una serie di esperimenti, un certo excursus sulle spalle di quelli che ci hanno preceduto, che le cose sono diverse. Allora lì si può fare un salto ulteriore. Certo. Però è un allenamento abbastanza duro. Ma non so se è per tutti però questo salto. Sì, no, mi ma dispiace dover... Non ti voglio contraddire, ma ti voglio anzi sottolineare l'importanza di quello che hai detto. No, infatti... Non tutti gli scienziati, e questo l'abbiamo sentito, mi ricordo, in un nell'ultimo intervento di un ricercatore durante il congresso di Salute Scienze, dove proprio in una delle più grandi ricerche a livello mondiale nel settore oncologico, purtroppo la forma mentis, che arriva dalla tenera età, condiziona delle masse intere in tutto il globo. E quindi questo è molto significativo. Quindi questi personaggi, questi scienziati che escono con la voce fuori dal coro, sono quelli che fanno la differenza. Senza nulla togliere, non me ne vogliono i ricercatori. Però c'è questa difficoltà ad uscire da un certo recinto. No, ma infatti avevo dei dubbi se fare questa domanda, ma mi sembra che era proprio molto pertinente. Assolutamente pertinente. Mi sembra che Erasmo Recami sia uno di quegli scienziati invece che va oltre la forma mentis. Beh, l'avere immaginato particelle più veloci della luce, quindi un mondo cosiddetto superluminale, per quel poco che so, lui immagina un mondo subluminale in cui le particelle dotate di massa possono andare solo a velocità inferiori a quelle della luce. Poi c'è il mondo delle particelle prive di massa, come i fotoni, che possono andare solo alla velocità della luce. E lui, in un riadattamento della teoria della relatività di Einstein, immagina un mondo superluminale di particelle che possono andare solo a velocità superiori a quelle della luce. Siccome in greco tachyus significa veloce, tachioni, credo di avere interpretato a grandi linee, ecco, sì, il suo modello. Da tanto spazio sul nostro sito, c'è opzione delle rubriche proprio che ci ha autorizzato il professore Cami a pubblicare con dei suoi lavori, dei suoi studi sulla fisica, dalla fisica greca ad oggi, arrivando fino alle particelle superluminali che lui aveva teorizzato all'inizio degli anni 70. Domanda: Majorana potrebbe essere morto come spirito testa e non come corpo? Mi spiego meglio. Trovando un sistema che ringiovanisce il corpo e non la mente o lo spirito potrebbe non avere sopportato l'alterazione delle cellule? O potrebbe essere ancora vivo ma con un aspetto diverso? Diciamo, è una domanda, non sono in grado di rispondere, perché poi magari vorrei provare io a dare una risposta. Un dubbio prima sentiamo un dubbio che abbiamo avuto io e altri amici con i quali poi abbiamo condiviso il contenuto di questo libro, è questo: ma se la macchina nel quarto livello trasla la materia nello spazio-tempo e quindi la rosa appassita torna a bocciolo perché torna indietro nel tempo, cosa ne è della mente? Perché se la mia mente è arrivata a diciamo concepire tutta una serie di scoperte e se poi torno indietro, quindi divento più giovane, torno indietro anche con la mia mente e quindi torno indietro con una mente ancora, come dire, non sapiente come quella di adesso? E questa è la domanda che ci siamo fatti, alla quale non abbiamo saputo rispondere. Ora Pellizza non dice nulla sull'apparente giovinezza di Ettore Majorana, e quindi non dice ha usato o non ha usato la macchina, non dice nulla, però sembrerebbe che comunque dalle lettere Majorana, se sia pur più giovane di corpo, abbia la stessa mente. Adesso, a questo punto si parla di non località. Ecco, no, allora sì, la mente non locale che comunque è collegata con il nostro corpo, quindi non possiamo pensare al corpo poi disgiunto dalla mente che va in parallelo. Quindi se noi parliamo di olismo, la visione olistica dell'uomo,
Io penso, ed è una mia opinione, perché ovviamente qui nessuno ha la verità in tasca, però io penso che il corpo e la mente possono viaggiare o traslare nello spazio-tempo restando comunque connessi e collegati. Quindi io non penso ad un Majorana con un corpo giovane, però con una mente che magari è diversa, oppure una mente che non è più quella che era prima. Tra l'altro, adesso io qui sento il presidente... perché abbiamo un esperimento che è stato fatto sempre con la traslazione dello spazio-tempo su un soggetto, comunque su un essere, il quale aveva una certa età, quando poi ha fatto questo passaggio nella traslazione dello spazio-tempo, è ritornato ma ha mantenuto la memoria sì. di quando era più anziano. Sì. Quindi... se vero è questo esperimento, mi viene da dire che la risposta è che comunque non perdiamo le memorie. Quindi c'è stato un ringiovanimento, diciamo, a livello proprio biologico, ma la memoria passata, la memoria le conoscenze di conoscenza vissuta in uno spazio temporale di un soggetto vivente, diciamo, non era una persona, questo soggetto vivente, è un animale, e questo naturalmente la dice lunga, perché l'animale che è stato sottoposto a questo esperimento ha mantenuto quello che era la memoria dell'animale anziano, con le abitudini e tutto, ma... e la conoscenza anche, perché lui è tornato... ma riconosceva tutti ed era tutto come prima, sì, sì, era il famoso cagnolino. Va bene. Noi siamo in conclusione, quindi già? Già sono già le 10 e quindi a questo punto noi dobbiamo tirare un po' le fila del discorso. Fila del discorso. Era il contributo di Alessandrini, però diciamo che ribadisce un po' i concetti. Forse potremmo utilizzarlo come chiusura, perché ci ricolleghiamo così anche al collegamento che abbiamo voluto fare questa sera tra l'aspetto ecologico e la macchina di Pelizza Majorana. Sì, ecco, le prime tre fasi riguardano l'aspetto ecologico. Se posso annichilire la materia, quindi posso, diciamo, generare atomi di antimateria che, unendosi a quelli di materia, diventano diciamo pura energia, fotoni, quindi scompare la materia. Per esempio, uno degli utilizzi che nel libro Pellizza e Majorana suggeriscono è quello, diciamo, della distruzione dei rifiuti, poi di quelli dei rifiuti radioattivi. Quindi le scorie radioattive delle centrali nucleari, come ha detto il professore Recami. Quindi questo, la famosa plastica che sta inquinando. Per esempio. Invece la produzione di energia attraverso il rallentamento dello spin della materia non produce assolutamente anidride carbonica, è un'energia, la macchina ha bisogno di soltanto, se non sbaglio, 4,5 volte per funzionare, produce una quantità diciamo di energia notevole. Ci sono stati degli esperimenti in cui ha cercato di riscaldare l'acqua di una piscina e così via. Quindi questa sarebbe la soluzione ai problemi energetici che noi abbiamo, meglio delle centrali nucleari perché producono scorie radioattive, poi le centrali nucleari a fusione non ci sono ancora. Si parla di una tecnologia che è sempre di là da venire, però non si arriva mai. E tutte le altre forme di energia alternative sono comunque coprono, diciamo, sempre il 10-20% massimo del fabbisogno energetico mondiale, quindi questa sarebbe, diciamo, l'ideale. La trasmutazione della materia ugualmente, anche questo. La trasmutazione della materia avviene regolarmente, per esempio, nel Sole e nelle altre stelle. Però a temperature altissime. Noi abbiamo visto una cosa molto controversa, la cosiddetta fusione fredda, adesso sì. La chiamano LENR, quindi Light Energy Nuclear Reactions, reazioni nucleari a bassa energia, e in qualche modo evidentemente la macchina di Majorana che cambia, diciamo, gli atomi, trasmuta che ne so, un atomo di piombo in un atomo di oro, eccetera. E evidentemente lavora in questo campo. È chiaro che se io ho la necessità, per esempio, di liberarmi dell'anidride carbonica in eccesso, posso utilizzare questo effetto di trasmutazione
per poter trasformare per esempio gli atomi di carbonio della CO2 in un altro tipo di atomi. Quindi queste prime tre fasi sono le fasi, diciamo, che possono avere una potente ricaduta dal punto di vista ecologico. E sembra che Majorana abbia, diciamo, progettato la macchina in questo senso. Lui ha scoperto una nuova fisica, e quindi la fisica è, diciamo, pensiero puro, significa capire qualcosa di più dell'universo, però anche delle applicazioni. Quindi ha pensato a questo tipo di applicazioni. Possiamo consigliare anche qualche libro ancora? Sì, una domanda. Vista la recente confessione dell'ex presidente della NASA sull'esistenza aliena, Majorana potrebbe avere ricevuto queste informazioni da mente aliena, quindi il funzionamento della macchina sarebbe comprensibile ad una mente non umana? Adolfo non interviene. Ognuno dica la sua. Io posso pensare che il nostro amico ascoltatore abbia affrontato un argomento interessante, che non è più così tanto di confine questo argomento, proprio perché negli ultimi giorni siamo bombardati, e anche perché, così diciamocelo proprio fuori dai denti, anche la televisione ha espressamente detto che non siamo soli. L'ha detto la televisione? L'ha detto questo signore che stiamo vedendo adesso, che è il nostro mentore, che è Nikola Tesla, era probabilmente anche lui in un contatto con qualche entità superiore. Non stiamo a parlare, adesso non voglio ridicolizzare la cosa, ma voglio in una forma molto semplice dire proprio che stanno uscendo queste notizie, e questi grandi personaggi, questi grandi scienziati, anche quelli del passato, potrebbero aver avuto delle ispirazioni da una forma spirituale, una forma energetica, o anche di un punto zero sperduto nell'universo, e anche questo è notizia certa ormai di questo che stiamo dicendo. E quindi Majorana non è escluso che... E poi, se posso dire, penso che in qualcuno dei libri scritti da Alfredo Ravelli, che appunto è biografo di Rolando Pelizza, si parla di un'entità. Si parla non di un'entità, e quindi un'entità che forse ha uno spirito guida, passato così degli incipit, dei messaggi. È vero. E mi viene in mente, tra l'altro, la storia del grande matematico Ramanujan. E lui appunto diceva, quando gli chiedevano: ma come fai a sapere tutte queste cose? E lui diceva che durante la notte la dea gliele metteva sulle labbra. Sì. Tu hai un'ipotesi? Ma diciamo, io una cosa, allora, come dire, rivendico la capacità umana degli uomini della Terra di creare, quindi perché tutte le cose grandi che abbiamo fatto nel corso della storia dobbiamo sempre attribuirle a un'intelligenza diversa dalla nostra. Io penso che Majorana, attraverso la sua propria intelligenza, è arrivato, diciamo, a questi vertici. Non, diciamo, sono un po' campanilista, non gettiamoci giù, diciamo, ecco. Siamo esseri, come dire, umani, e il fatto di essere, di avere queste caratteristiche, non, come dire, non ci pone al di sotto. Sicuramente nell'universo ci sono tantissime altre forme di vita e anche delle civiltà intelligenti. Può darsi che alcune di queste siano giunte da noi, ma io rivendico il fatto che noi terrestri, se abbiamo una natura spirituale, diciamo così, ce l'abbiamo esattamente come ce l'hanno tutte le forme di vita dell'universo, perché siamo parti dell'universo anche noi, qualunque cosa voglia dire la parola spirituale. Quindi noi condividiamo con altre creature la stessa, diciamo, matrice di cui è fatta l'universo, quindi siamo capaci di prestazioni altrettanto alte. Quelli sono soltanto un po' più avanti, sono civiltà che magari hanno, non so, 10 milioni di anni più di noi e si sono arrivati prima. Perché sono partiti prima, però.
Ecco. Allora, stiamo venendo dei bei contributi video che Max ci sta facendo vedere, che sono anche questi famosi rotoli del Mar Morto. Quindi io direi di arrivare alla conclusione. Abbiamo due minuti allora di Alessandrini, perché così, insomma, visto che avevamo comunque annunciato il suo contributo, lo mandiamo in onda, anche se comunque abbiamo già parlato degli stessi argomenti di cui tra poco lui ci parlerà. Quindi possiamo ricordare un attimo Francesco Alessandrini, i famosi libri, la trilogia Il dito di Dio, che è il primo, di Alfredo Ravelli, Il segreto di Majorana, Due uomini, una macchina, e 2006 Majorana era vivo. E poi mi posso permettere di dire, date un'occhiata anche a questo, che è bellissimo, Leonardo Sciascia sulla scomparsa di Majorana, dove lui qui sei d'accordo su questa scelta, ipotizza, sì, la presenta, intanto è scritto in maniera egregia, ci sono delle parti che sono veramente eccezionali. Ma poi ricordiamo, lui parla di un convento, sì, quello di Serra San Bruno, esatto, che è una certosa, ecco, dove tra l'altro quando Papa Wojtyla andò per una visita, il priore gli disse che lì aveva vissuto Majorana, quindi l'ha detto al Papa. Due papi tra l'altro hanno frequentato questo luogo, che non è poco. Ecco, lì il titolo 2006 era vivo. Era vivo. Adesso noi lanciamo la domanda, ma sarà ancora vivo 2019? Nel 2019? Certo, il 2006 aveva 100 anni ed è pensabile, nel 2019 avrebbe 113. Ma è impensabile secondo la nostra fisica conosciuta finora, secondo quella. Lasciamo gli ascoltatori un po' e anche noi stessi con questo dubbio, questa particolarità. Questo dubbio, insomma, dubbio. Comunque. Ascoltiamo Alessandrini. Ascoltiamo allora l'ingegnere Francesco Alessandrini. Ci può dare la macchina di Majorana? Ecco, vedete, noi abbiamo una grande presenza di CO2 attualmente in atmosfera e abbiamo un ozono che si sta riducendo, uno schermo di ozono che si sta riducendo. La macchina di Majorana, fra le altre cose che può fare, è quella di trasformare la materia. In termini tecnici parliamo di trasmutazione, ovvero metta che dove c'è l'ozono, c'è una mancanza di ozono, ci sia anche presenza di ossigeno o di anidride carbonica stessa, con un particolare segnale emesso da questa macchina, questa stessa anidride carbonica può essere trasmutata, cambiata in ozono. Per cui grazie a questo potremo ricreare lo stato di ozono che attualmente si sta assottigliando. Oppure, dove c'è troppa anidride carbonica, potremmo pensare di trasformare questa anidride carbonica in semplice ossigeno o in aria composta da più elementi gassosi, tipo non so, un po' di azoto, un po' di ossigeno e via dicendo. Per cui è una macchina che grazie all'effetto di cambiamento della materia potrebbe risolvere questo gravissimo problema ambientale. È solo una teoria o è già realtà? Dai discorsi che ho fatto con Rolando la possibilità c'è, per cui non è teorica più. È stata, non dico sperimentata attualmente nell'atmosfera, ma senz'altro sperimentata nell'effetto di trasmutazione, per cui direi che non è più una sola teoria, è una realtà fisica ben nota. L'unico problema è che è una realtà fisica nascosta, delle strumentazioni nascoste che qualcuno sta decidendo di non utilizzare, non si sa bene per che motivo. Ma secondo lei quando potrà venire alla luce? Se la macchina non viene utilizzata nel giro di un anno, dico io, penso che sarà troppo tardi. Ci auguriamo allora che questi poteri forti, che attualmente molto probabilmente non consentono di far uscire questa nuova tecnologia, possano rivedersi. Io ho la speranza che comincino a convincersi che devono utilizzarla. Grazie. Bene, allora con questa intervista a Francesco Alessandrini terminiamo. Se c'è eventualmente Adolfo che vuole aggiungere qualcosina, giusto per tirare le fila. Sì, sono ricordato, ecco, una cosa nel libro di Pellizza. A un certo punto Majorana dice Rolando il motivo per cui è sparito. Tra l'altro non è diventato monaco, ecco, quando è stato avvicinato
diciamo, era probabilmente nelle vesti di monaco, comunque stava in questo convento, non da monaco. Si è ritirato in un convento perché aveva iniziato a fare delle scoperte sulla materia condensata, insomma sulla statistica della materia, che sono quelle che poi hanno aperto la strada a questa nuova fisica, e si è reso conto, ma si era già reso conto prima, che non sarebbe stato, diciamo, seguito e ascoltato dagli altri, e sarebbe stato anzi disturbato nel suo, diciamo, nel suo cammino. Tra l'altro lui, una frase che Majorana ha detto, non sappiamo esattamente a cosa si riferisca, lui disse, ebbe a dire negli anni 30, che la fisica si trovava su una strada sbagliata. Qualcuno ha interpretato come la strada che porta alla bomba nucleare, qualcun altro invece dice no, si trova su una strada sbagliata proprio dal punto di vista teorico. Comunque lui dice a Rolando, io ho cercato una via diversa, una via che produce energia senza violentare la materia. Quindi io legherei la fisica si trova su una strada sbagliata proprio a questa seconda frase che poi lui dice a Rolando Pellizza. Bene, grazie. Sì, possiamo. È l'ultima puntata, quindi Laura, facciamo Alberto, un attimo una. Anche Rita, non sei esente da questa ultima puntata. Allora, intanto cosa possiamo dire? Possiamo dire che It From Beat è sempre andata aumentando in ascolti, in presenze che ci seguono, ma quello che vorrei sottolineare è che amici che ci seguono, amici conoscenti, stanno veramente aprendo la mente verso queste nuove cose che noi cerchiamo di divulgare. E mi fa veramente piacere che ci siano appunto delle persone che cominciano a studiare, a documentarsi anche sulla fisica. Qualche amico mi ha detto, ma guarda, mi è interessato il discorso dei domini di coerenza, della rottura di simmetria. Non so più se saranno all'ascolto questi amici, ma saluto Fabrizio e Gilberto, che appunto avrebbero dovuto essere all'ascolto, magari hanno già lasciato perché alle 10 chiudiamo di solito la trasmissione. Comunque è veramente una soddisfazione dopo quasi, cos'è che abbiamo iniziato It From Beat? Un anno e mezzo? Siamo arrivati alla 27esima stasera puntata. E quindi quasi due anni che portiamo avanti questo discorso. La mission di scuotere un attimino le coscienze, la consapevolezza, di aprire la mente, almeno suscitare il ragionevole dubbio, mi sembra che ci siamo riusciti. Voi compagni di viaggio cosa mi dite? Beh, è stata un'esperienza sicuramente fantastica da portare avanti. Abbiamo iniziato con un po' di dubbi, ma neanche tanti. Abbiamo detto, noi intanto ci incamminiamo e poi cerchiamo di capire che cosa succede. Abbiamo anche detto, fondamentalmente, se poi alla gente non interesserà, potremo anche decidere di chiudere. Invece noi siamo qui ad annunciare che ci sarà una terza serie a partire da settembre, sempre qui su Radio Sound, con la possibilità di vederla anche tramite Facebook. E tu, Presidente? No, il Presidente di solito, il Presidente deve fare i saluti di apertura e di chiusura in maniera molto rapida. L'unica cosa che mi viene da dire è quella che veramente abbiamo avuto sempre dei personaggi che ci hanno arricchito con i loro racconti, con le loro esperienze, con le loro ricerche. E stasera chiudiamo la serie prima dell'estate con Adolfo, che ci ha veramente entusiasmato con la storia di Majorana. È stato veramente anche bello poter girare quel documentario nello scorso ottobre. E il nostro cammino continua, e uno dei prossimi appuntamenti che avremo, parlando sempre di spirito, di anima e di coscienza, il 16 di giugno, quindi Laura, se vogliamo ricordarlo. L'appuntamento di Spazio Tesla, il 16 di giugno. L'arte di vivere consapevole, domenica 16 giugno, con lo sciamano Ermanno Iciu. La giornata comincerà alle 9:30 con un'escursione sulla pietra perduca, con una misurazione di energia, con un momento di meditazione, e nel pomeriggio alle 14:30 ci raggiungerà Ermanno Iciu, che
nel qui ed ora del momento vedrà che cosa, su cosa portarci, su che livello di coscienza portarci. Quindi altri appuntamenti, ecco, ce lo vediamo velocemente. Il 29 di giugno parleremo questa volta di proseguiremo il discorso della mobilità elettrica iniziata con l'ingegner Bonifacio, che però il 29 di giugno non sarà con noi, un delegato della FIA, la Federazione Internazionale Automobili, della CSAI, del reparto sportivo dell'ACI. Faremo una giornata al Croar Country Club, e qui dobbiamo dire grazie a Rita per essersi interessata. Rita sta già pensando alle vacanze. Ragazzi, io devo andare, devo fare la valigia. E fai veramente bene, ci sarà una giornata di mobilità elettrica con addirittura momenti conviviali, ma con delle prove pratiche, con delle vetture ibride ed elettriche. Però torneremo a Croara anche il 6 di luglio. Il 6 di luglio avremo anche qui poi delle attività che renderemo note. Sì. E in più ci sarà anche Radio Sound, no? Sì, sì, ma lieto. È tutta un'altra cosa. È tutta un'altra storia. E ci saranno tante attività comunque, perché Spazio Tesla non si ferma mai, perché Laura e Alberto non vanno mai in vacanza. Io sì, mentre invece loro non vanno. Quindi aspettatevi grandi cose anche durante l'estate. Poi ci hanno già chiesto quando ci sarà il prossimo convegno di fisica e medicina quantistica. In tanti lo stanno richiedendo. Sì. Non, portate pazienza. Ma quest'anno stiamo parlando di Majorana comunque, perché il Majorana sì, dei due, proprio parlando con Alfredo e Rolando, ci sarà un Majorana dei due, l'abbiamo anche promesso da questi microfoni. No, magari dobbiamo, con la macchina. Dobbiamo dare appunto doverosamente una risposta a chi l'altra volta aveva colto la tua boutade. Noi stiamo proseguendo. Hai detto, noi costruiremo la macchina di Majorana. Allora, ci vuole un po' di tempo. Ci stiamo mettendo tutte noi, però l'intenzione, i propositi ci sono tutti, questi ve li posso assicurare. E giustamente, Marco, c'è anche i soldi, perché quello che diceva Adolfo è particolarmente costosa. Quindi ringraziamo Rolando e Alfredo, che ci hanno dato anche questa opportunità di condividere con loro questo cammino. E ringraziamo tantissimo il... Scusa? C'è una... Salutiamo Alberto? Intanto che c'è? Perché? Quando è? Perché poi... Stai costruendo la macchina, allora potresti sparire. Se succede che schiaccio un bottone sbagliato. Esatto, quindi puoi sparire. Se è così. Va bene. No, volevo ringraziare tantissimo il professor Adolfo Bruno, perché insomma abbiamo chiuso, credo, in bellezza questa seconda serie di It From Beat. Grazie mille. Io ringrazio tantissimo voi per l'entusiasmo e il fascino che riuscite a suscitare, e quindi spingete le persone veramente a interessarsi al sapere, perché l'universo è veramente molto molto più complesso di quello che appare. Grazie. Bene, grazie a Mirko Rossi per la parte audio, a Max Vetrugno per la parte video, a Riccardo Piacenza che ci ha accompagnato in qualche puntata, che questa sera non è presente, insomma, e a tutti gli amici che ci seguono davvero con fedeltà, tanta passione, e che non fanno altro che amplificare questo messaggio. Dobbiamo raggiungere una bella massa critica, e quindi di lavoro ne abbiamo da fare. Bisogna fare il salto quantico, sì, no? Però sappiate che il cambiamento inizia sempre da noi, quindi noi possiamo fare una piccola cosa, quella piccola cosa che può essere fatta da tante altre persone può davvero creare questa famosa massa che può creare il cambiamento nel mondo. Quindi ci contiamo, e noi ci saremo da settembre in poi con una nuova serie di It From Beat qui su Radio Sound. Ciao a tutti. Ciao. Buone vacanze. It From Beat, i quanti, la materia, l'energia e la coscienza. Giovedì alle 20:30 su Radio Sound. Le nuove conoscenze della fisica e della medicina quantistica, con la partecipazione di scienziati, medici e ricercatori. Una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il congresso Acqua e Coscienza, l'interazione che guarisce. Idealfenster è il costruttore.